Ritengo che in questo momento, soprattutto alla vigilia del voto, ci sia da svegliare la responsabilità degli italiani a votare, perché coltivare un atteggiamento di sfiducia, peraltro legittimo anche perché il quadro politico non incoraggia, non è un atteggiamento costruente la vita della democrazia. E dobbiamo sempre tener conto che intanto abbiamo i diciottenni che si affacciano al voto e che guardano anche al mondo degli adulti. E nello stesso tempo abbiamo da fare memoria di una storia che ha visto pagare a caro prezzo la Costituzione e il dono di una Repubblica a questa nostra realtà italiana. Quindi ci è sembrato dover sollecitare, in mezzo alle fatiche, alle difficoltà, alle contraddizioni che stiamo vivendo, questo dato imprescindibile, che è quello di una responsabilità nello scegliere, nell'andare a votare.